Ciao mister. Ciao. Ti chiedo intanto quanto sei soddisfatto di questa vittoria e soprattutto della prestazione e se hai visto quel segnale, no, che chiedevi ieri alla squadra in conferenza stampa pre-gara. Sì, sono molto soddisfatto perché conoscevo il valore dell'avversario e è stata una partita quasi perfetta, preparata secondo me ai minimi dettagli, e non solo da parte mia ma soprattutto da parte dei ragazzi che hanno messo in campo grande concentrazione, grande cuore, anche qualità, perché se è mancato qualcosa oggi è stato solamente la colpa di non aver chiuso la partita. Abbiamo subito quasi nulla contro una squadra che di solito crea tantissimo, e questo dà ancora più valore a una partita, secondo me, a una vittoria strameritata e probabilmente la più importante che abbiamo fatto fino adesso. Tra le note liete, i giovani, no? In questo caso anche Baldanzi, che è venuto poco fa, contento appunto per il gol, ma anche autore di una grande prestazione, non l'unico giovane. E poi ti chiedo anche che cosa a destro. Beh, allora a destro bisogna fare degli esami strumentali, ma penso ci sia il rischio di una lesione al polpaccio abbastanza importante. Fortunatamente abbiamo questa sosta lunga e probabilmente non ce lo porterà via troppe partite, ma dalle sensazioni non sono molto fiducioso, anche se poi magari a caldo non sempre poi è quello che si pensa. I ragazzi, come al solito, Baldanzi, Fazzini, oggi è la partita più importante, la partita importante per tutti. Io ho messo in campo due ragazzi del 2003 e l'ho fatto semplicemente perché li ho visti bene e perché rispetto a settimana scorsa è una partita diversa, con caratteristiche diverse degli avversari. E so che qualche volta questo è difficile da capire, però la gestione per arrivare, secondo me, al top nelle partite dove noi dobbiamo vincere esiste, c'è. Sono contento che i ragazzi abbiano risposto, sono contento per Baldanzi che abbia fatto gol, sono contento per Fazzini, sono contento per Akpakpro che è entrato secondo me in una maniera incredibile, per Cambiaghi. Oggi sinceramente ho visto la squadra buttare il cuore oltre l'ostacolo, ho visto la squadra mettere in campo tutto quello che chiedo, e in questo modo noi andremo lontano, consapevoli che ci sono alcune partite dove si fa fatica, ma non solo noi. Ma è importante mantenere ben saldo in testa l'obiettivo in certi tipi di gare. Buonasera mister. Buonasera. Lei ha già detto molto, quindi non la voglio. Però qualcosa che le è piaciuto veramente dei suoi ragazzi stasera, in relazione anche a quella che sarà una visione prospettica, a parte ora ci sono due gare, però insomma c'è una sosta e poi il campionato continua, ecco, cos'è che le è piaciuto veramente e che le fa veramente pensare, ecco, che la squadra cresca e che stia, diciamo, discretamente? Grazie. Ma ci sono tante cose. La prima è che veniamo da due sconfitte. Avevamo come obiettivo oggi di fare una bella riconciliazione con l'ambiente, e questa secondo me è la cosa più bella, perché ho visto lo stadio sostenere la squadra, ho visto lo stadio applaudire, ho visto lo stadio alla fine gioire. E bisogna capire che per il tipo di squadra che siamo e per come sono questi ragazzi vanno sostenuti sempre, hanno bisogno di sentire attorno a sé il calore. E per avere questo dobbiamo essere noi con le prestazioni, come ho detto prima della partita e come ho detto anche ai ragazzi, dobbiamo essere noi a trascinare il nostro stadio. Entrare nei cuori delle persone qui a Empoli non è semplice, perché è una piazza che ha visto tanti giocatori forti, ha visto tanti allenatori bravi, e spero che oggi un piccolo mattoncino verso l'ambiente lo abbiamo messo. Di sicuro si può dire tutto, ma non che oggi non abbiamo dato l'anima. Ed è un'altra cosa che mi è piaciuta, e soprattutto mi è piaciuto che la squadra ha fatto esattamente i dettami che per come avevo preparato la partita. Quindi questo secondo me per un allenatore è veramente, al di là del risultato, è una cosa che dà grande soddisfazione. Grazie. Ciao mister, buonasera. Assist perfetto, perché volevo proprio entrare in questo argomento. L'ho chiesto anche prima a Tommaso, il Baldanzi, il gol è nato, si vede bene da
da una costruzione iniziata, studiata durante la settimana e, come ho detto anche a Tommaso, io ho visto una sintesi estrema di quella che è stata la partita dopo appena due minuti, anzi dentro al secondo minuto, quella giocata di Baldanzi per l'inserimento di Bandinelli e cercare di andare subito verso ad aggredire l'area di rigore avversaria. Sì, oggi dovevamo fare una partita verticale perché loro sono molto aggressivi, coprono molto bene il campo e volevamo attaccare le spalle dei due centrali con vari giocatori, sia con le mezzali, con il trequartista, anche con una punta, con Parisi che oggi praticamente ha giocato attaccante. Avevamo varie soluzioni e fino a che è arrivato il gol, siamo andati vicini tante volte e finalmente poi è arrivato. E, ripeto, questa è la cosa più importante, quando si preparano delle cose e i ragazzi poi ci credono, questo non fa altro che cementare il nostro rapporto e soprattutto farlo dopo due sconfitte. No, non è scontato, ma questo secondo me è la cosa che in assoluto mi fa più pensare che questa squadra abbia tutto per cercare di fare un buon campionato passando sempre da delle difficoltà. E siamo passati da delle difficoltà e siamo stati bravissimi a rialzarsi tutti quanti e questo secondo me è sintomo di chi ha le palle. Senti, per fare il controcanto, perché si impara dalle sconfitte, ma si impara anche dalle vittorie, due cose, ancora una certa sterilità dell'attacco, tantissime occasioni e una palla dentro. E l'altra, ho sentito il Sassuolo si lamentava un po' per quell'episodio nel primo tempo con Ismaili che sembrava rigore. Non so se ti sei fatto un'opinione. No, cioè, sull'episodio lascio lamentare gli avversari. Ma onestamente la vittoria oggi è stata netta, sarebbe stato un delitto anche pareggiarla, appunto perché abbiamo avuto una marea di occasioni e quando abbiamo iniziato a ripartire e non chiudere la partita, devo ammettere che gli ultimi 5 minuti lì ho avuto un po' paura, perché poi da un calcio d'angolo, magari da un'uscita anche così, no? che può cadere, ci ha salvato 1000 gol, rischi di buttare via 2 punti. Non è successo, quindi bene così, però dall'altra parte, giustamente come dici, come analizziamo le partite, le analizziamo anche quando vinciamo, bisogna diventare più concreti, ma quello che mi lascia contento è che quando giochiamo contro delle squadre un po' più vicine al nostro livello, la squadra crea tanto, perché questo è sempre successo, col Monza abbiamo avuto 5 occasioni, oggi abbiamo avuto altrettante. Uniti al fatto però che abbiamo subito praticamente nulla, perché questo secondo me è un altro aspetto da curare bene, perché incontravamo una squadra che di solito crea tantissimo, quindi vuol dire che il lavoro di squadra dei difensori per una volta, non mi farete la domanda su Vicario perché non ha parlato niente, quindi mi sento di dare anche veramente un plauso ai nostri difensori, ma al lavoro di squadra che è stato fatto oggi, perché non dimentichiamoci, incontriamo un avversario veramente pericoloso che ha creato tanto ovunque, anche nell'ultima partita che aveva perso con Napoli aveva comunque creato molte occasioni. Una curiosità, nel primo tempo si è visto Baldanzi muoversi molto nella zona di Maxine Lopez, sì. Ti volevo chiedere se era una cosa decisa, diciamo così, sì, a tavolino, ecco, o se invece era... Sì, non lo doveva far giocare, perché penso che sia il fulcro principale di quella squadra, come i due centrali li abbiamo giocato addosso nella zona centrale, abbiamo concesso la palla al terzino, abbiamo concesso qualche cambio di campo, centralmente nulla, è stata una scelta tattica per il tipo di partita, in riferimento anche a quello che ho detto prima, ci sono partite e partite e questa partita ritenevo giusto fare questo e credo che ci abbia ripagato bene.